video tutorial su come si monta un video su Cinemaster. Questa è la mia schermata. Allora, vi porto su Cinemaster. Allora, io ho di tutto in cartelle perché se no mi complico la vita. Allora, andiamo su Cinemaster. Cinemaster è questo qua. Che adesso sto cercando di muovere col pallino. Questa qua è l'applicazione. Io ovviamente ho la versione non a pagamento, perché non mi sembra il caso. Abbiamo Cinemaster. Cinemaster ovviamente ha una versione che vede, si gira lo schermo e sarà sempre così. Adesso vedete che io ho già qua un video. Adesso controlliamo che video è perché non lo so nemmeno io. Ah, questo qua è un video che avevo già iniziato a montare. Vediamo su. Sentite il rumore, mia mamma che passa l'aspirapolvere. Se l'audio è un po' rincoglionito all'inizio, è tutto normale. Ma questo video l'ho già editato perché se notate ci sono dettagli ora, ve lo farò vedere in un'altra maniera. Questo qua era quello del microfono che ho fatto. Sì, l'ho già editato, quindi possiamo eliminarlo. Ora vi partirà così la schermata che vedrete voi quando lo scaricate. Fate questo tasto centrale, scusatemi, torno un secondo indietro, ho sbagliato, schiacciate e scegliete la modalità, scegliete sempre la 16. 9, perché gli altri secondo me non vanno bene. Secondo me è sempre meglio la prima, poi vedete voi come preferite. Qua vi apparirà dove stanno i video. Io di solito li tengo su camera. Scusatemi il rumore, quando mia madre finirà di passare l'aspirapolvere vicino alla mia stanza. Allora, tutto cerchiamo il video che devo montare. Era un video ASMR, spero che sia questo. Allora, vediamo questo video di cosa parla. Io devo montare tra l'altro un video ASMR, però quindi un video vale l'altro poi. Allora, dovete scorrere fino all'inizio. Ora, vediamo che video. Fate così, fate play. Ok, questo è il video che ho cancellato prima, molto bene. Tanto non ho nemmeno cancellato. Prendiamo un altro video. Scusatemi, ce la potrò fare. Sempre su camera, il problema è individuare i video. Fatevi una cartella, non fate come me. No, dovrebbe essere questo qua, perfetto. Questo qua è il video tag che ho fatto, che è, sì, esattamente questo. No, questo è il video ancora sul microfono. Quanti video ho fatto? Quanti video ho fatto io nella mia vita? Vabbè, vi faccio vedere l'esempio. Ve lo fa vedere uno con. Benvenuti in questo nuovo video. Allora, ci tenevo già a precisare una Ecco, cosa. vi userò questo qua che non l'ho montato. Vi faccio solo vedere, visto che si sente, come funziona. Questo è il video. Voi così lo portate avanti e così lo Benvenuti. stoppate. Potete aumentare il volume intero del video facendo così. Qua c'è il microfonino, lo alzate tutto, fate compressione. Adesso sentite com'è. Benvenuti in questo nuovo video. Allora, ci tenevo già a precisare. Sarà la mia voce tipo rauca, sembrerà. Vi consiglio qua, c'è tutta una serie di accessori, come potete scorrere. C'è tipo graphic clip, le graphic clip vi permettono di aggiungere degli effetti che poi spezzando il video potete mettere dove volete voi. Poi, sempre ritornando al video, basta che cliccate sopra la barretta proprio. Tipo io, se spostate il video così in segmenti, potete tagliarlo così. Voi tagliate il pezzo e poi scegliete tipo che questo pezzo non lo volete fino a qua. Ritagliate e questo pezzo che ci sarà in centro tra i due più verrà eliminato cliccando così. Per esempio, se non li volete ripristinare in alto c'è una freccetta che torna indietro, ripristinate, tornate ancora indietro, ripristinate ancora e così via per tornare a come era prima. Altra cosa, voce. La potete togliere volendo anche la voce. Volete fare un video ma parlare voi, tipo un video ASMR, un video fuori campo, fate così, andate sull'audio e fate così, lo togliete. Così non si sentirà nulla. Il video è completamente muto. Facendo questo, voi cosa fate? Inizio.
Infatti, se sono andata a vedere, lui parlerà quello che ho detto. Registrerà la mia voce e la riprodurrà sottofondo del video. Poi la voce, questa parte qua, la potete modificare come volete, anche questa qua. Lì è un po' più complicato. Fate così, viene cancellata. Ora ripristiniamo la voce così facendo in compressione. Se volete ridurre il rumore, perché sentite, Benvenuti in questo nuovo video. è Allora, molto metallica, c'è una cosa chiamata busta rumori, busta suono. Scorrete qua il tutto, c'è scritto di busta volume. Di solito la neutralizzo un pochettino perché è quella che toglie un po' la voce metallica. Sentite, benvenuti in questo nuovo video. un Allora, pochettino ci la tenevo già a riduce. precisare. Toglie un pochettino i suoni, però poi se volete potete fare come volete, abbassare un po' la voce, tipo di solito non la tengo mai al massimo, ma la passo un pochettino e qua ci sono tutte le cose, tipo se volete farla in effetto robot, aumentate di qua, fate gli esperimenti che volete. Una cosa, Vedi, così viene un se po' riuscirò, più poi cercherò di fare dei video dove sarò un po' più tenue. presentabile. Altra cosa che potete fare è inserire all'interno del video delle immagini. Come? Allora, queste sono le cose di base. Adesso vi faccio vedere le cose che ci sono, poi passiamo alle cose più complicate. Audio e tutto il resto. Tagliare, se volete invece solo, faccio un esempio. Vediamo un po'. Aumentare la velocità, qua c'è il conto di velocità. Volete, esempio, facciamo un esempio. Questa parte qua la volete svelocizzare perché state facendo una cosa dove ci impiegate tanto tempo. Tagliate il pezzo, prendete il selezionate il pezzo e schiacciate questa cosa col cronometro, col controllo velocità. Cosa farà? Voi la velocizzate quanto volete, vedete che si stringe molto, e fate fino ovviamente a un certo punto. Se ci sono prima potrebbe non essere riprodotta correttamente, ovviamente quando poi lo editerete. E fate così. Per Cercherò comunque di truccare poco bene. eliminare questa cosa che fa, potete togliere l'audio. Cosa che io consiglio di fare è metterci una musichetta di sottofondo. L'ho fatto in un video, ho messo una musichetta perché è brutto sentire l'effetto pellicola tagliata. Ora eliminiamo questa cosa che abbiamo creato e vi faccio vedere un'altra cosa che si può fare. Magari farò un altro video per spiegarvi le cose più complicate. Allora, altre cose che potete fare è invertire. Invertire l'audio, praticamente il video si inverte. Non fatelo mai, non serve a nulla. Questo serve per ruotare. Questo qua serve per ruotare, praticamente voi ruotate il video. Si può usare se usate il telefonino e fate il video in un altro senso. Questo serve per fare l'effetto specchio. Questo viene usato per il copyright. Magari se avete degli spezzoni di video o queste cose qua, l'effetto capo, l'effetto punto specchio può servire. Però io vi consiglio sempre di non farlo. Perché poi ognuno fa quello che vuole. Se volete mettere un sottofondo musicale, andate sulla nota audio e cercate tra la vostra rubrica le canzoni. Faccio un esempio io di una canzone che non ha il copyright. Che devo cercarla perché se sbaglio poi ci siamo tutti nei cavoli perché non posso pubblicarlo. Allora devo andare a cercare una canzone che non abbia il copyright. No, questa non c'è scritto non copyright, vediamo questa. Ecco, esempio. Fate più e quando adesso andrete a sentirla, visto che non si sente la mia voce, vedete che non si sente, io clicco sotto la barra, vado nel volume, lo abbasso in modo che si senta lievemente in sottofondo, ma non copre la voce. Benvenuti in questo nuovo video. Si Allora, sente ci la tenevo già a canzone, precisare una cosa. però si sente anche la mia Se riuscirò, poi voce. cercherò di fare dei video dove Se sarò. volete abbassarla ancora un po', perché magari secondo me è un po' troppo, potete andare anche più giù, come proprio una cosa lieve. Benvenuti in questo nuovo video. Allora, ci tenevo già a precisare una cosa. Ora, sto prendendo questo video muzzo, tanto io questo video l'ho già editato e ce l'ho ancora salvato. Comunque, poi, togliendo la musica, togliamo sempre il punto di partenza, vi tolgo anche la musica. Fate così e la togliete. Potete scegliere le musiche che volete, potete addirittura, tagliando il video, tipo, fate così, lo tagliate. Qua mettere una musica, tipo qua, e dall'altra parte metterne un'altra, perché quando il video è tagliato potete scegliere voi cosa preferite. Ora, a parte i tagli che si possono fare così, appunto, togliete le parti che non vi interessano, tagliate e le eliminate. Se volete togliere dei pezzi, semplicemente, appunto, cliccate, fate così, così togliete un'intera parte, ripristinate, sempre le frecce ripristinate, non c'è nessun problema. Così dividete, fate così, dividete di nuovo e questa parte la eliminate, così via per tutte le parti che non vi piacciono. Un'altra cosa, che secondo me potrebbe essere importante, è questa cosa qua. Allora,
Ci sono dei filtri di colore che potete cambiarli, tipo volete farlo in bianco e nero. Ci sono dei filtri che sono basilari, molto semplici. Ci sono filtri del colore, aggiustamenti. Gli aggiustamenti sono importanti, tipo io voglio fare più luce, meno luce, tipo voglio fare un po' più di luce, voglio fare più contrasto, voglio fare un po' di così. E sistemate, vedete che il colore è già molto meglio. Siamo meno pallide, anche se siamo un po' rossa. Queste sono le cose di base. Le cose più complicate arrivano poi nel fatto se volete aggiungere degli effetti. Gli effetti, vi faccio partire dall'inizio. Gli effetti sono praticamente, dovete spezzare sempre le immagini perché purtroppo l'effetto se lo volete solo su una parte, di cui lo voglio solo sull'inizio di questo video, lo spezzo qua, così. E lo faccio solo su questa parte qua. Quindi scelgo il Graphic Clip, si chiama. Alcuni dovete scaricarlo perché io le ho scaricate tutte, ovviamente non quelle premium. E faccio un esempio. Posso mettere questa parte qua con l'aereo, cioè con, scusate, con il treno. Ho quell'aeroplano, adesso che escono fuori poi delle scritte, nel cuore tipo io aggiungo un titolo, qua c'è il pallone, io aggiungo SOS, vi faccio un esempio stupido, uscire dal pallone, scegliete voi come lo volete far uscire, da che parte, per quanto la durata, questa è una cosa un po' più complicata, però poi si può anche eliminare, andate su Graphic Clip, non vi piace magari, e selezionate nessuno. Ce ne sono tante altre, c'è tipo mostra la fotografia, poi alcune dovete scaricarle voi. Ce ne sono alcune un po' più carine, a queste qua ad esempio puoi aggiungere anche le stelline. Si può uscire, questa qua si usa tipo sotto per mettere sempre le scritte. Si può usare come in entrata e uscita di un video. Infatti c'è l'entrata e l'uscita che cadono solo le stelle. C'è questa qua l'entrata, o l'uscita, non so per nemmeno io. E tutte queste cose qua io le uso raramente perché non mi fanno impazzire, ma ogni tanto ci può stare, magari alla fine per fare un effetto, all'inizio per fare la presentazione. Altra cosa, ce ne sono tantissime, qua si può modificare addirittura le voci. Faccio vedere un esempio, tipo, mettiamo l'alieno, si modificherà solo in una parte. Da precisare una Vedi, cosa. solo nella parte tagliata viene cambiata. Ora, per altre cose poi ve le spiegherò più avanti perché sono troppo lunghe. Si può comunque mettere delle immagini all'interno del video, si possono estrarre il suono, si può cambiare, si può fare mille cose con Cinemaster. Una volta fatto, vi spiego come editarlo. Ora, mettiamo, facciamo caso che abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto tutti i tagli, abbiamo sistemato tutto il video. C'è questa freccetta in alto che vedete qua sopra, in alto a destra. Fate così. Io non metto mai il massimo perché non me lo fa fare col massimo. Infatti il massimo sarebbe alta qualità. Faccio leggermente meno perché guardate quanto occupa sotto, c'è scritto sotto quanto diventerà grosso. Poi se voi potete farlo perché il video è breve, fatelo pure. Fate export, salta e lui esporterà il video. Ci vorrà un casino di tempo perché in questo caso è lungo. Quando la barra rossa, vedete che sta andando avanti, finirà, avrà finito, però dovrà finire. Vi partirà una pubblicità, ve lo troverete su una cartella con scritto proprio export. Aprirà qua in alto Cinemaster, ma niente altro di più. Io ora l'annullo perché non voglio farlo. Comunque vi apparirà poi nell'export. Infatti i miei video hanno tutti l'export. Per i progetti ne potete creare di più. Tipo io posso fare più progetti. Infatti quando poi uscirò da qua, tipo non c'è nessun progetto in questo caso. Mettiamo che io metto un altro progetto che dovrei editare il mio video ASMR che non so che fine abbia fatto. Devo cercarlo. Mettiamo questo qua ad esempio. No, vi sto spoilerando un video, non va bene. No. Beh, comunque potete creare più progetti alla volta. Io so cosa, elimino questo e non ci sarà più niente, farò così. E vado sempre su camera. Potete usare anche delle immagini, quindi potete andare dovunque, su download, su WhatsApp video, adesso vedete tutti i miei cazzi, però fa niente. Io vado tecnicamente su camera. Ora sto cercando il video che dovrei editare, che io non trovo. Molto bene, Sara. Partiamo bene. Che sarebbe il video tag che ho fatto. Che però non lo vedo perché poi ce n'è un altro. Vediamo questo qua. Dovrebbe essere questo qua. Eccolo, l'ho trovato. Perfetto, io devo editare questo qua, così vi faccio anche un... Tanto comunque quando farò uscire questo video saranno già tutti i pubblici video. Allora, io Benvenuti in questo nuovo video. adesso, vedete che questa voce ce l'ho proprio orribile, io farò così e sarà molto più alta, poi la abbasserò io. Ovviamente sentite che è troppo troppo alta, io farò una cosa e la abbasserò, perché ovviamente è un ASMR.
Abbasserò tipo a normale. Tipo la compressione non mi piace, la tolgo. Man mano vedo il mio piacimento qual potrebbe essere. Tipo c'è questa cosa, tipo la busta dei rumori che poi l'aggiusterò. Farò dei tagli, tipo ci sono dei momenti in cui magari sbaglio e farò poi dei tagli. Tipo, vi faccio un esempio, vediamo un po'. Benvenuti in questo nuovo video. Dovrò sistemare sicuramente l'audio. Allora, questo nuovo video è un video che mi ha taggato Stelly ASMR World, che ringrazio per il tag. Vi lascerò sotto il suo canale ASMR. Tipo la voce la Allora, abbasserò. questo video tag domande relative al carattere. Adesso me ne sono. Tipo questo pezzo faccio un rumore terrificante. Vi faccio vedere com'era giusto. Faccio così. Lo taglio. Taglio. E cercherò di ridurre al minimo indispensabile il volume. Tipo così. Sperando che la mia voce non scompaia. Vedete, già così il rumore della carta non vi assorda, perché l'ho diminuita, perché avevo il microfono attaccato alla maglia. E così via. Mi sono scritti su Instagram, Tipo, a me sta voce non mi piace, infatti io penso che farò una cosa, ma la abbasserò un pochettino, perché deve essere proprio in whispering. Anche all'inizio, tipo. Prima già, ho fatto la voce rauca. Facevo il video, la abbasserò un pochettino, vediamo come va. benvenuti in questo nuovo video. Mi piace molto di più perché comunque per visco si senta meno, ma si senta pulito. qual è il mio punto forte? Poi vedrò anche quanto l'ho fatto. Tipo questo qua l'ho fatto 83. Magari faccio lo stesso volume anche nell'altra parte per una cosa di armonia. Quello fatto esempio 71, va bene, lo metto 83 così sono uguali. E così sono a posto. Poi man mano che vado avanti, sono andato tipo qua. Il mio punto forte Tipo questa parte qua la taglierò perché stavo morendo. Quindi questo pezzo farò così. Seguirò il punto. posso fare. Sembra che sto morendo, infatti. Qual è il mio punto forte? Quindi arriverò proprio indietro di quando dico il mio punto forte, faccio così. Deve essere una cosa molto lineare, pulita. Toglio anche lo stesso perché l'ho ripetuto. Vediamo se è fluido. È molto più lineare così. Questo è un esempio per farvi vedere come monti un video. Poi tutto il resto ovviamente sarà molto molto lungo. Questo per darvi un'impressione di come faccio io i video. Spero che vi sia servito, spero che vi sia utile. Vi saluto, ci vediamo poi in un prossimo video. Se avete bisogno, chiedete pure. Io cercherò di farvi vedere poi come monto un intero video. Questo è più o meno una bozza. E niente, questo sarà appunto il video che poi uscirà ASMR, ma penso che quando uscirà questo video saranno già usciti tutti gli altri che avete intravisto. Ne ho veramente tanti, a volte mi dimentico anche di cancellarli. E niente, spero che questo vi possa servire, visto che molti me l'avete chiesto. Io, come vedete, io ho Cinemaster, se volete toglierlo dovete pagare un tot al mese, oppure queste cose qua io non le pago perché non monetizzo. Ma mi sembra il caso di buttare i soldi al cesso. Non perché non ci tengo al mio canale, ma perché semplicemente non ho i soldi per fare una cosa del genere. Quindi, per una scritta, non me ne frega niente, posso uscire da Cinemaster. Non ho problemi. È tutto qua. Fine del... Questo rimarrà sempre salvato, anche se faccio così, salve le modifiche verranno comunque sempre salvate. Potete dare anche il nome al progetto, tipo io qua adesso metterò ASMR video tag. Così fate più progetti, vi consiglio di averne troppi perché sennò vi rincoglionite, però qua potete vedere toglierlo, condividerlo e via dicendo. Tutto qua. Io vi saluto, spero che vi sia servito.